Gossipita Vip, se lo sussurra, lo svegliamo. Dopo la diretta di Ballando con le Stelle, nel Dietro le Quinte raccontato da Ballando Segreto, Federica Nargi ha condiviso un momento tenero e inaspettato legato alla reazione di sua figlia più piccola. La concorrente dello show ha raccontato a Meliko Luci che, subito dopo la sua esibizione, aveva fatto una videochiamata a casa, scoprendo che la sua bambina stava piangendo disperata. La piccola, infatti, aveva frainteso le interazioni tra Federica e il suo maestro Luca Favilla nella clip introduttiva, temendo che lui l'avesse trattata male. Inoltre, la figlia era rimasta colpita dal giudizio severo di Guillermo Mariotto, identificato come il signore con gli occhiali, scatenando un mare di lacrime. Federica ha rassicurato la bambina, ridendo della dolce ingenuità del momento e promettendo che ci saranno ben altre sfide da affrontare. Federica Nargi 34 anni, vive da tempo una relazione stabile con l'ex calciatore Alessandro Matri, con cui ha due figlie, Sofia e Beatrice. Dopo anni a Roma, la famiglia si è trasferita a Milano per motivi lavorativi. Nonostante il matrimonio sia stato rinviato a causa della pandemia, Federica e Alessandro continuano a progettare il loro futuro insieme, con il giorno delle nozze ancora in vista. In un post di compleanno per il marito. Federica ha voluto smentire l'immagine perfetta che alcuni potrebbero avere della loro famiglia, affermando con sincerità: "Non siamo la famiglia del Mulino Bianco, ma va bene così", sottolineando l'amore duraturo che li unisce dopo tanti anni.